Davvero un'infinità di domande dal primo luglio. Intanto, dottoressa Cianci, focalizziamo il tema. Che cos'è l'assegno per le famiglie? Bisogna fare dei distinguo? L'assegno per le famiglie è l'assegno per il nucleo familiare, esatto. Trattasi della domanda di assegno per il nucleo familiare che viene presentata da lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla gestione separata, lavoratori domestici oppure lavoratori disoccupati che percepiscono l'indennità di disoccupazione. Va fatto il distinguo nella misura in cui ovviamente il lavoratore dipendente presenterà la domanda per il tramite dell'INPS, ma riceverà l'assegno familiare direttamente nella sua busta paga. I lavoratori domestici, i lavoratori iscritti alla gestione separata o i lavoratori percettori di NASPI, cioè di indennità di disoccupazione, presenteranno anche loro la domanda all'INPS e si vedranno pagare l'assegno familiare direttamente dall'istituto previdenziale. Durata e quanto spetta? Allora, la durata va come ogni anno dal 1 luglio. La grande e la sostanziale differenza è che mentre negli altri anni l'assegno al nucleo familiare durava fino al 30 giugno dell'anno successivo, quest'anno in via del tutto straordinaria cesserà il 31 dicembre 2021, perché a partire dal 1 gennaio 2022 verrà sostituito dall'assegno unico. A pagare è il datore di lavoro? Per i lavoratori dipendenti a pagare il datore di lavoro nella misura in cui il datore di lavoro anticipa la prestazione, perché trattasi comunque poi di una misura che viene conguagliata, viene restituita all'INPS, dall'INPS al datore di lavoro. Ovviamente nei casi di pagamento diretto, come dicevo prima, per i domestici iscritti alla gestione separata e i titolari di disoccupazione, a pagare poi è direttamente l'INPS. C'è tuttavia, anzi soprattutto, una novità sostanziale nel 2021. Sì, dal 1 luglio 2021 la novità sostanziale è questa, che per tutti coloro i quali non possono beneficiare dell'assegno al nucleo familiare di cui abbiamo parlato prima, è possibile presentare la domanda di assegno temporaneo per i figli minori. Mi riferisco cioè a tutti i lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, titolari di partita IVA e coltivatori diretti, che possono, con una modalità diciamo così differente rispetto dell'assegno al nucleo familiare, essere anche loro beneficiari comunque di una prestazione per i propri figli. Anche qui la domanda andrà presentata a far data dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2021 sul sito INPS, con l'assistenza insomma di un patronato, del patronato INCA.